Nuova settimana, nuova classifica. E questa volta la dedichiamo interamente ai JRPG, ovvero i giochi di ruolo di stampo puramente orientale. Settimana prossima faremo gli RPG canonici. Quindi ce ne sarà un po' per tutti, in due classifiche che racchiudono un po' i miei gusti preferiti. Vabbè, sapete, sono appassionato di giochi di ruolo, indipendentemente dal fatto che siano occidentali o orientali, quindi è stato un piacere, ma anche una sofferenza, fare questa classifica perché ho dovuto tagliare fuori una marea di roba che avrei gradito tantissimo raccontare, ma che appunto è rimasta fuori. E, premessa importante, ho scelto un esponente per brand. Quindi non troverete, che ne so, tre Final Fantasy, ma solamente quello che a me è piaciuto di più. E, cosa importante prima di iniziare, una classifica puramente soggettiva, dettata dai miei gusti personali, per quanto tendenzialmente abbia provato a scegliere giochi che siano universalmente riconosciuti come validi, ok? Quindi, decimo posto, Yakuza Like a Dragon, la meravigliosa evoluzione del brand Yakuza con componente ruolistica estremamente marcata e combattimenti a turni in perfetto stile JRPG. È un titolo meraviglioso, narrativamente parlando splendido, in termini di progressione altrettanto bello e come progressione proprio di combattimento geniale. Per cui è un titolo che straconsiglio anche a chi avesse guardato sempre con un occhio un po' diffidente la serie di Yakuza, perché questa sua evoluzione molto ruolistica e molto JRPG potrebbe veramente, veramente piacere a tutti. Oltre al fatto che gli Yakuza sono una meraviglia in senso assoluto, recuperatevi anche quelli vecchi. Continuo la mia crociata personalissima. Nono posto, Valkyria Chronicles. Allora, questo è un titolo che personalmente reputo tra i più belli che io abbia mai giocato. Si tratta di un JRPG con combattimenti a turni, che però riesce a far innamorare al punto che poi ci hanno fatto anche un anime, ma questa è un'altra storia. Gioco meraviglioso, tra i titoli più belli dell'epoca PS3, riproposto poi in versione remastered, lo trovate anche su PC, potete prendere un po' dove vi pare. Titolo meraviglioso perché, oltre a una storia bellissima, fatta di resistenza, fatta di speranze, fatta di voglia di combattere pur di difendere i propri ideali, è un titolo che a livello di progressione offre tantissimo. E se a questo ci aggiungiamo anche una componente stilistica, una direzione artistica inarrivabile, insomma, è facile intuire quanto possa essere bello dedicarsi a un gioco così. Dategli una chance, non vi deluderà assolutamente, la storia vi farà innamorare. Esattamente come il mio ottavo posto, che è Nier Automata. Allora, fra i giochi di ruolo, per quanto questo sia tendenzialmente molto più action, questo è uno dei più belli, soprattutto a fronte di una sua caratteristica meravigliosa: i cambi di ritmo, continui, costanti, inseriti in una storia, in un tessuto narrativo in continua evoluzione di grandissimo fascino. Nier Automata è forse una delle opere più belle dell'ultimo decennio, anzi ventennio dovrei dire, e si conferma anno dopo anno uno dei titoli più ispirati, più affascinanti che siano stati partoriti nell'ultimo periodo. Per cui dategli assolutamente un'occhiata perché vi farà innamorare a prescindere dal fatto che siate amanti di giochi di ruolo o no, ma qui troverete veramente pane per i vostri denti e potenzialmente degli stimoli enormi per poi approfondire altre opere di Yoko Taro, ma anche della tradizione ruolistica orientale. Settimo posto, Octopath Traveler, titolo straordinario. Non lasciatevi ingannare da una componente tecnica che sembra suggerire un'esperienza troppo old school o che sia rivolta a un pubblico di giovanissimi, perché quello di Octopath Traveler è un mondo meraviglioso, diverse storie che si intrecciano, una progressione sempre interessante, uno sviluppo narrativo veramente coinvolgente e in generale un mondo di gioco ricchissimo di sorprese. È uno di quei giochi a cui magari ci si avvicina con diffidenza, con superficialità, ma che poi ti tira dentro e non ti molla più. Un titolo straordinario, giocatelo, 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 specialmente se avete Switch, perché in portatile è una piccola perla. E restando in tema di Switch, ragazzi, sesto posto, Xenoblade Chronicles. Allora, Xenoblade Chronicles già era un titolo meraviglioso all'epoca del suo debutto. La sua Definitive Edition, cioè la riedizione per Switch, complice i tanti aggiustamenti che ha ricevuto, è assolutamente imperdibile. E non sta sul podio esclusivamente perché il mio gusto personale mi ha condotto altrove, ma qualitativamente parlando è forse uno dei JRPG più belli che siano mai stati creati. Per cui mi raccomando, giocateci, perché sia a livello narrativo, sia a livello di progressione, sia a livello di interazione con gli altri personaggi, è unico e merita di essere giocato.
Quinto posto, qui è la nostalgia che parla. Pokémon Rosso e Blu. Ragazzi, io non posso parlare di JRPG senza metterci il Pokémon con cui io ho iniziato da bambino su Game Boy. Un titolo dei titoli straordinari che hanno lanciato la tradizione di Pokémon e che ancora oggi, secondo me, restano fra i più belli del genere e della serie. Sono pezzi di storia ormai che non contano e non vantano tutte quelle dinamiche straordinarie inserite con gli anni, ma che propongono la vera essenza di quello che Pokémon era ed è tuttora. Dei titoli bellissimi che vi permetteranno anche di capire tante di quelle che sono state le scelte del team di sviluppo negli anni a venire. Dategli un'occhiata perché appunto sono veramente facili da reperire, ora come ora, da provare e da assaporare nella loro interezza. Oltre al fatto che secondo me la prima generazione di Pokémon resta la più bella, la più ponderata e quella in cui si respira proprio la voglia di creare qualcosa di nuovo, cosa che gioco forza si è un po' persa con gli anni. Quarto posto, Final Fantasy X. Allora vi direte, ah vabbè, ma il 7 è più bello, ah vabbè, ma quell'arte è più bello, lo so, magari ce ne sono altri di migliori. Ma Final Fantasy X per me resta qualcosa di straordinario, un ricordo meraviglioso della mia adolescenza, un titolo che mi ha regalato emozioni uniche con dei personaggi con cui ho empatizzato più che in qualsiasi altro Final Fantasy, con una varietà di situazioni incredibile, con dei combattimenti che mi hanno lasciato senza parole, con una storia che mi ha lasciato a bocca aperta spesso e volentieri e con una componente tecnica che all'epoca mi fece veramente un effetto straordinario e dirompente. È un titolo che secondo me riesce a portare il brand di Final Fantasy a delle vette raramente toccate. Ed è un titolo di cui si è parlato relativamente poco rispetto a ciò che avrebbe meritato. Cioè, ormai non se ne parla quasi più. Ed è un peccato che sia finito un po' nel dimenticatoio. Un titolo così bello, così curato, così perfetto in tanti aspetti. Anche se so che tanti ne preferiscono altri di Final Fantasy, però lo dovevo dire. Podio, terzo posto, Dragon Quest 8. Allora, Dragon Quest 8 è un pezzo della mia adolescenza. Anche qui parliamo di qualcosa di fortemente legato alla mia vita, ma è un gioco di ruolo che incarna la vera essenza del JRPG. Grinding estremo, farming estremo, una storia meravigliosa. Questa componente tecnica disegnata da Akira Toriyama, insomma, è un titolo che veramente non lascia nulla al caso e che offre una progressione meravigliosa, una storia avvincente, tantissimi combattimenti, sempre stimolanti e mai banali. È uno dei JRPG più belli e più appaganti che abbia giocato nella mia vita e non posso non consigliarlo a chiunque ascolti questo video. Esattamente come i miei primi due posti. Secondo posto. Shin Megami Tensei 5. Allora, doverosa precisazione a margine di questo annuncio, diciamo. Del filone Shin Megami Tensei ci sarebbero da citare tutti i Persona, tutti. Lucifer's Call, i Digital Devil Saga, straordinari, e fino all'ultimo ho detto metto Shin Megami Tensei 5 o Digital Devil Saga 2. Comunque sia, tutto ciò che appartiene a questo filone ruolistico, giocatelo. Io ho scelto Shin Megami Tensei 5 sia perché è stato veramente una sorpresa, sia perché è quello che magari adesso è più facilmente reperibile. Per cui un po' un insieme di cose, ma veramente sono tutta una serie di prodotti inarrivabili, sia da un punto di vista proprio ludico, perché a livello di meccaniche di gioco sono geniali, sia a livello di progressione, perché appunto la fusione di vari mostri per crearne di nuovi è veramente appagante, sia in termini di difficoltà. Perché? Negli Shin Megami Tensei, nei Digital Devil Saga, in tutte quelle che sono le produzioni di persone, eccetera, non basta a volte essere forti, bisogna anche ragionare. Questa è una cosa che in molti JRPG viene meno alla lunga, cioè tu basta che fai abbastanza grinding e alla fine arrivi un po' ovunque. In certi prodotti non basta, devi anche strutturare bene il party, devi anche fare delle scelte e ragionare tanto, come era poi una volta con i JRPG. E in questo senso Shin Megami Tensei 5 è un perfetto esponente, un system seller, un titolo che da solo, secondo me, vale l'acquisto di Switch. E ve l'ho detto, più di una volta. Il primo posto, ragazzi. Chi mi conosce forse lo poteva in qualche modo intuire, prevedere, è Lost Odyssey. Allora, quella di Lost Odyssey è una delle storie più belle che io abbia mai sperimentato.
Quella di Lost Odyssey è una storia fatta di amore, è una storia fatta di profondità, è una storia fatta di dolore, è una storia fatta di amicizia, di legami, di sofferenza, di tutto quello che è l'animo umano esaltato al 1000%. È uno dei pochi giochi su cui ho pianto in più di un'occasione, che mi hanno commosso. È un gioco in cui io non sono riuscito a lasciare nulla al caso, leggendo ogni più piccolo documento presente nel gioco, e non mi capita praticamente mai. È un titolo che mi ha regalato delle emozioni irripetibili, che mi ha insegnato tanto e che mi ha stimolato a livello ludico come pochi altri JRPG prima di lui e dopo di lui, tosto, specialmente verso la fine. Poi, se mai ci arriverete, capirete. Un titolo che vi consiglio veramente di recuperare da un punto di vista umano più che ludico, perché nasconde tra i suoi tanti combattimenti dei messaggi e delle lezioni di vita veramente utili a tutti. Fatevi un favore, recuperatelo, anche perché poi dal punto di vista di direzione artistica è un'opera d'arte. È un'opera d'arte. Date retta. Se mi darete retta su questo, sono certo che pochissimi rimarranno delusi. Pochissimi, ve lo assicuro. Quindi, ragazzi, questi sono i miei 10, i magnifici 10. Spero che vi possano essere utili questi consigli, magari sperando che qualcosa non l'abbiate mai giocato per poterlo eventualmente recuperare. E poi fatemi sapere la vostra, ovviamente. Quali sono i vostri JRPG preferiti? Quali sconsigliereste, magari fra quelli che ho segnalato io? E quali consigliereste a vostra volta nel caso in cui non li avessi inseriti? Però veramente, il mondo dei JRPG è un mondo meraviglioso, spesso trascurato, spesso messo un po' ai margini, ma che meriterebbe più visibilità, perché ci sono dei titoli meravigliosi che valgono il tempo necessario per concluderli, veramente. Per cui, ragazzi, aspetto vostre nei commenti e noi ci vediamo alla prossima.